1000 No, lire ma questo lo sappiamo, però è vero che il caffè che costava un 1000 lire, punto, 1000 lire un caffè, ma forse neanche, perché io non mi ricordo di aver mai pagato un no, caffè caffè, ma mille non lire. esiste. Il caffè lo pagavi 200 lire, 300 lire, una cosa del genere, Capisci, al voglio dire, sono banco. 50 erano 50 centesimi, sarebbe stato il prezzo che andava controllato, era lì che bisognava controllare, ma con Ma rigore. soprattutto Invece l'ingrosso, Alba, l'ingrosso è stato quello che ha ingenerato il perverso aumento di tutto, trasporti, merci, perché è lì che non c'è stato controllo. Hai ragione tu quando dici che non c'è stato, ha ragione il professore quando parla di una speculazione selvaggia e priva di controllo. Gli altri paesi invece questo l'hanno fatto e tu vai in Germania, spendi a Berlino la metà di quello che spendi a Roma, spendi meno della metà di quello che spendi a Milano. Ed è dovuto esattamente a questo, A hai capito? proposito di Berlino, Sì. scusami, Vittorio, una piccola nota narcisistica. Tu sei stato al museo di Newton di Berlino? Newton come Helmut? Newt Helmut, yes. No, non sono stato. Lo sai che sono l'unica italiana esposta? Va bene, sono felice, è Ma bene, meritato. bene. Anche una bella foto che ti piacerebbe molto. Sono praticamente attaccata a un palo nuda. Comunque, vabbè, insomma. Sa che professore, l'altro giorno Alba adombrava che poi lei in realtà, in rapporto al sesso, nei confronti del sesso, non abbia questo interesse così esasperato che invece io sono convinto esista nella sua massima espressione. Esiste quando è necessario, ma non, diciamo, non tutti i giorni. No, Ecco, dice questo è Alba. vero, è vero. Io se sono follemente innamorato, ho grandi passioni, mi dedico parecchio al sesso, anzi, non faccio altro. È vero? Ma quando non lo sono, me lo dimentico Però tu completamente. l'hai detto del professore, che poi in realtà Ah, poi lui no, il professore. No, ho detto che il professore c'ha un tic c'è un diverso. tic. Ma non è che non è interessato al sesso, e lo pratica, diciamo, come una, cioè, come dire, anche quando è distratto, nel senso che non è. Poi Esatto. infatti lo pratico per leggere meglio il giornale. Non Mentre raccontiamo quella terrificante barzelletta che so dove vuole arrare, professore. La prego, la Da prego, ci questo sono dei punto di bambini. vista mi consente di rilassarmi per leggere meglio il giornale. Da un Sì. altro punto di vista è veramente un tic, perché quello che a me interessa è il punto di cedimento. Sì, Allora, siccome sì. Alba è troppo presa di sé, lei conquista della gente da Sì. cui non viene generalmente conquistata, ma è conquistata dal fatto di averli conquistati. Bravo, io ho la sindrome della cacciatrice. Questa logica non va bene per me, perché io voglio vedere la donna che si scioglie davanti a me e a quel punto posso anche Lo so, ma rinunciarci. questo l'abbiamo capito. Poi farlo mi sembra anche un atto di gentilezza, perché visto che è arrivata fino a quel punto è inutile Certo. Eh sottrarsi. Ma nel momento sì. in cui No. lei mostra il È un fatto di cedimento, educazione, siccome tu sei molto educato, a quel punto lì devi per punto forza di no, provvedere. l'impresa è il punto di cedimento. Siccome non abbiamo ancora trovato il punto di cedimento della Parietti, la Parietti non è scopata ma scopa, perché è indicata come uso in attivo, quindi uno non può essere No, scopato dalla Parietti che scusami, vuole non vorrei perché retrocedere il posto. l'orario non ce lo concede, però se proprio dobbiamo essere sinceri, io sono Posseduta, 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 ma certo, in sì. realtà possiedo, cioè nel senso che la verità è che finché mi va bene, nel senso che voglio e mi piace farla preda, però un secondo dopo mi rompo i coglioni e a lei che E faccio. via. Quanto tempo è che non la vede la L'ho Parietti? vista È anche recentemente, ma è ottima, eccellente, ancora tengo eccellente. botta, ma perché sai, a Milano ci sono meno 7 gradi, poi vado a fare il weekend a Courmayeur altri meno 20, per cui nel congelatore Sì, esco dentro dal congelatore, capito? Come una cotoletta che non si scongela mai. Scopabile adesso che una volta che la vedo spesso nel 92, la mandano in onda sulla 7, insieme a una attrice oggi non in buone condizioni, che ha avuto una Atina. malattia, che è a Tina Cenci, e alla Come Susanna Agnelli che compianta, e si vede ancora l'unica, sono insomma, l'unica. in forma. L'unica in forma Parietti, ma ha una faccia da adolescente intrombabile ed Eccola. anche un po' irritante. Eccola. Invece Certo. adesso ha una faccia da donna trombabilissima e comunque sempre la stessa, cioè è meglio evitarla. Sì. Oppure vieni preso invece che prenderla. Sì, Nel hai ragione. momento in cui ti prende, lei approfitta del fatto che tu sia un maschio, perché lo vuole maschio, non vuole dei finocchi, Vabbè. però ti.
ti sta possedendo riducendoti a donna. Cioè lei sta per esempio con il principe, il principe sarà un chiavatore siciliano sì. normale sì. ed è convinto di essere un maschio, dai, una femmina No, guarda, il principe è quello che si è salvato più di tutti perché non si è opposto, ma sono quelli che hanno tentato un'opposizione che hanno fatto peggio. Ma sai, il buon De André dice che l'ho scarnificato, un altro dice che sono la donna più cattiva e vendicativa, insomma mi piace questo ruolo di Crudelia. Ma è evidente, è un uomo lucido, è evidente, quindi questo rende difficile l'approccio, perché dovresti prenderla di spalle quando è distratta. Ma anche, anche voglio dire... Bella, molto bella questa immagine. Però di non potresti, potresti fare il gioco del nemico, come dicono... Attenzione, mai muoversi, E andiamo, dallo sceriffo. Va bene, va bene. Comunque voglio dire, no, mi piace moltissimo, però non ho ancora trovato il punto di cedimento per cui possederla... Sai, io mi rendo conto, dato che io sono di me una altissima opinione, come tu d'altronde hai di te, io vedo che tu mi metti nei numeri, hai capito? Cioè, come dire, quella toccata di cosce che tu mi facevi ai tempi di... Saresti il numero uno. Ma quando mi toccavi le cosce mentre dormivi, io mi ricordo, mentre facevamo insieme la trasmissione, che tu dormivi 5 minuti, poi ti svegliavi in un secondo, rispondevi alla domanda che ti facevano riprendendo coscienza di te e mi mettevi una mano sulla coscia e la lingua in bocca. Allora, era tutto talmente in automatico che non era... Non consideravo la natura profonda di te, ma solo quella apparente. Quindi ti tenevo lì come l'immagine della parente. No, ma io dicevo, vabbè, una specie di... Ma è una cosa quasi... di, come dire, affetto la nostra, voglio dire, quanti anni sono? 30 anni che andiamo affetto, avanti. Certo. Mi chiedono, ma lei litiga sempre con Sgarbi, così ci pagano per farlo. Comunque io sono sempre disponibile a trombarla nel punto grazie. Di cedimento, certo. Mi dica voglio te, non devi volere me, cioè capito. Adesso, ma andiamo da un avvocato e buttiamo giù un contratino, un notaio. Sì, bisogna, sì. Due righe. Una distrazione dalla cosa in senso. Va bene. Tu devi essere scopata inavvertitamente. Meraviglia, meraviglia, a tua insaputa. Ma sto pensando da tempo, dice lei neanche se ne accorge. Ma cos'è un anestesista? Guarda che purtroppo è anche successo questo, ma anche con gente con cui avrei dovuto accorgermi. Mamma mia. Durati pochissimo. Va bene, professore, evviva, ci sentiamo domani. Ciao, professore. Ciao, ragazzi. Un abbraccio grande al grande Vittorio Sgarbi.